Meno 62 kg di PM10 nell'aria, un decibel in meno di media, un carico veicolare più leggero dell'11,4% in via Pratese e del 13% in via Vittorio Emanuele. Questo in sintesi l'esito del monitoraggio sul traffico di Poggio a Caiano effettuato confrontando il precedente assetto viario e quello attuale, determinato dai lavori al Ponte al Mulino in fase di ultimazione. Viabilità di cantiere che l'amministrazione comunale vuole rendere stabile con alcuni correttivi per ridurre il traffico, che è pari a 17.000 veicoli al giorno, di cui buona parte di passaggio. Ed è proprio per convincere i cittadini di questa scelta che stamani il sindaco Francesco Pugelli e il vice sindaco Giacomo Mari hanno pubblicato l'esito dello studio. I rilevamenti effettuati nell'autunno del 2019 e nello stesso periodo del 2021 evidenziano un netto miglioramento sul fronte dell'inquinamento atmosferico e acustico dell'attuale assetto, ma si registrano note positive anche per la semplificazione delle manovre sugli incroci, con conseguente maggiore fluidità del traffico per la sicurezza dei pedoni e per l'aumento dei posti auto lungo la strada. I numeri parlano oltre ogni opinione e ogni oltre legittima osservazione. Il passaggio da viabilità di cantiere a viabilità definitiva dovrebbe avvenire a febbraio, quando le procedure sulle prove di carico al Ponte al Mulino saranno concluse. Nel frattempo saranno studiati degli accorgimenti per migliorare alcuni punti. Il più importante riguarderà Ponte all'Asse, dal quale sarà possibile nuovamente per il traffico locale passare svoltando in via Cioppi, in modo tale da dare una risposta a quei cittadini, le attività, i commercianti, gli imprenditori, gli artigiani che devono raggiungere, potranno così raggiungere con più facilità la zona, per esempio, artigianale di Candeli, via Lombarda e altro. Poi studieremo anche tutta una serie di ulteriori azioni nella zona, per esempio, di via Sottombrone. Ai commercianti, soprattutto a quelli di via Cancellieri e via Lorenzo il Magnifico, che lamentano una riduzione delle vendite a causa della riduzione dei passaggi, Pugelli risponde così. Comunque resteranno circa oltre 500 passaggi veicolari l'ora, un numero comunque importante che farà sì che le vetrine dei nostri commercianti continueranno a essere osservate, non solo grazie all'aumento dei parcheggi, non solo le persone potranno guardare le vetrine, ma si potranno anche fermare con più facilità e quindi fare più acquisti.